Ciao ragazzi, ci siamo. Tra poche ore la campanella della fine di quest'anno scolastico suonerà. Certo ragazzi, non è stato un anno semplice, né per voi, né per i docenti, né per il personale amministrativo e neanche per le famiglie e per me che sono stata la dirigente di questo istituto. Però nonostante le difficoltà, sia io che voi abbiamo avuto la fortuna di poter contare su un corpo docenti che si è dedicato a voi anima e corpo. E io ringrazio i docenti che si sono dati da fare per non lasciarvi soli in questa situazione. Ringrazio il personale amministrativo che ha fatto un lavoro dietro le quinte non indifferente e che comunque sostiene tutti quelli che sono i processi della scuola. In questi giorni molto faticosi stiamo facendo gli scrutini. Ci saranno i più fortunati che saranno promossi, quelli un po' meno fortunati che avranno dei debiti a settembre. Mi raccomando, studiate, cercate di ritagliarvi almeno un paio d'ore al giorno in modo tale che lo studio non vi affatichi, ma godetevi l'estate, riposatevi e cercate di socializzare il più possibile, perché questa pandemia ha influito sulla socialità di tutti. Non è la stessa cosa fare la didattica a distanza, è molto più faticosa, però insomma siamo arrivati alla fine di quest'anno, mille cose da cambiare, nessuna certezza, un'organizzazione fatta in un modo, un'altra fatta in un altro, tutto da cambiare repentinamente e insomma forse abbiamo bisogno un po' tutti di riposo. Quindi vi auguro una buona estate. Ringrazio il personale docente e amministrativo che si è dedicato a quest'anno scolastico così faticoso e ci rivediamo a settembre con la speranza di poter essere tutti vaccinati e di poter vivere un anno sereno e tranquillo. Buona estate a tutti! E infine, come non dimenticare i ragazzi di quinta, un in bocca al lupo per gli esami di maturità. Mi raccomando, fatevi valere negli esami e nella vita. Auguri!